Ciao! Oggi ti presento la tagliatrice al plasma del marchio Reboot. Premetto che sono un hobbista ed è la mia prima esperienza con una macchina al taglio plasma. Ho contattato la ditta Reboot per informazioni proprio su questo tipo di macchine. Mi hanno inviato questo apparecchio, la RBC 5000, proprio per farne una recensione. Nonostante ciò, mi sono ripromesso di essere sincero e la mia opinione su questa macchina sarà genuina. La macchina arriva perfettamente imballata, c'è solo da montare il manometro per la regolazione della pressione in entrata, molto facile ed intuitivo. Viene fornito anche il Teflon per le guarnizioni. Collegato al compressore, deve essere regolata anche la pressione come indicato sul frontale. Maggiore sarà lo spessore del taglio, maggiore sarà la pressione necessaria. Accesa la macchina, resta solo una regolazione, con l'unica manopola frontale che regola quindi gli ampere, anche qui in base allo spessore da tagliare. Il primo impatto è di materiali di buona qualità. Ecco i miei primi tagli di prova. Questo è ferro pieno di 8 mm. Wow, lo taglia come il burro. Questo è un profilato di 3 mm di spessore. Ovviamente la serpentina è la prima cosa che ti viene da fare quando puoi finalmente fare dei tagli disegnando curve. È la prima volta che la uso. E sembra veramente di tagliare il burro. Voglio intanto recuperare delle lamiere di un supporto destinato al riciclo. Ce l'ho in magazzino da anni. Volevo farlo a pezzi, ma con la smerigliatrice angolare sarebbe stato un incubo. Con la tagliatrice al plasma è veramente facile e veloce e non c'è il rischio che si incastri la lama tra le lamiere. Per questo video voglio realizzare qualcosa di semplice, dato che sono ancora alle prime armi e devo ancora capire come utilizzare questo strumento estremamente potente, ma che richiede anche una buona manualità. Una volta ricavate le lastre che mi servono, ho provato a tagliarle tutte e quattro insieme per avere un profilo unico. È un taglio di prova, infatti sto facendo degli errori, sto andando in alcuni momenti troppo veloce. Lo spessore non è un problema, ma prenderci la mano non è così semplice. Anche qui riparto e cerco di staccare gli ultimi pezzi. Come si vede, fa un po' di sbavature e nell'intercapedine tra una lastra e l'altra si creano dei residui. Voglio sfruttare la capacità della taglierina di fare dei tagli curvilinei per realizzare un supporto per i pesi da ginnastica. Mi sono quindi creato una sagoma in cartone. Il cartone non prende fuoco, non si scalda abbastanza il metallo vicino per essere un pericolo, quindi posso seguire la forma. I pezzi si staccano. Anche se bisogna fare attenzione a non lasciare troppe sbavature per avere un taglio pulito. Sposto la sagoma sotto per ottenere la stessa forma. Ed ecco che già comincio a prendere un po' di più la mano. Si vede che il taglio è più pulito, la velocità è più costante e i pezzi si staccano più facilmente. Uso la smerigliatrice angolare per ripulire tutte le sbavature. È un lavoro un po' di pazienza, ma si fa. Se avessi fatto questo taglio con la smerigliatrice angolare, ci avrei messo molto più tempo. Taglio quindi i pezzi che vanno a collegare le due sagome. Il taglio è abbastanza pulito da non richiedere una rifinitura. Infatti adesso lo vado a saldare alle due lastre. Con la saldatrice a filo, sempre della marca Reboot, faccio delle ottime saldature laterali. Queste saldature andranno poi ripulite sempre con la smerigliatrice. Finisco quindi con uno strato di primer bianco. Dato con la pistola a spruzzo. Siamo quasi vicini al risultato finale, che è quindi un
questo sostegno, semplice ma molto funzionale. Era da tempo infatti che avevo il problema di dover trovare una sistemazione ai miei pesi e così ho deciso di usare lo spazio sul muro vicino a dove ripongo anche la cyclette. L'utilizzo di questa macchina, la RBC 5000 della Reboot, richiede di prenderci la mano. Non è subito facile controllare il taglio. Consiglio, come ho fatto io, di iniziare da spessori sottili. Inoltre, come si è visto, sono riuscito a tagliare senza problemi anche i pezzi verniciati. Insomma, difetti non ne ho riscontrati. È un ottimo apparecchio progettato e disegnato bene per fare esattamente quello che deve fare. Attenzione però che viene fornita con una presa tripolare industriale. Ha infatti un assorbimento di corrente che può essere molto elevato, fino a 6 kW se si usa al massimo della potenza. Sugli impianti domestici, almeno qui in Italia, farà quasi sicuramente scattare il contatore. Questo piccolo progetto è finito e devo ringraziare il marchio Reboot per avermi concesso questa macchina incredibile.